Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in questo nuovo webinar, io sono Elisa Contessotto e assieme a Max, la nostra mascotte, vi do il benvenuto nell'appuntamento di oggi e vi porto i saluti di tutto il team di SeoZoom. Facciamo sempre qualche check, ciao Manuel, il primissimo a salutare oggi Manuel, un, nostro, un amico di, di SeoZoom, un amico nostro, quindi grazie Manuel per essere online con noi e grazie a tutti gli altri che ci stanno scrivendo. Datemi un primo feedback se mi sentite, se mi vedete bene. Facciamo giusto un piccolissimo, un piccolissimo check. C'è già qualcuno che scrive che desidera la mascotte, ma dovremmo fare qualcosa? Allora dai, vi faccio questa, vi faccio questa promessa. Alla miglior domanda di oggi, miglior domanda che decideremo io e Max, assegneremo la nostra mascotte. Quindi se avete delle buone domande vi potrete accaparrare il nostro piccolo Max, che dovete sapere è la mascotte più fortunata che ci sia, è una mascotte fortunatissima. Voi mettete Max sulla vostra scrivania, non avete più bisogno di lavorare, Max lavorerà al posto vostro, i vostri progetti cresceranno benissimo. Allora, scherzi a parte, vediamo qualche reminder giusto prima di cominciare degli avvisi velocissimi. E, cioè, qui ci, si batte già all'asta la, la, la mascotte, mi dicono 100 euro per la mascotte, ma e qui dovete fare le domande migliori, quindi pensate al valore della domanda che vi potrebbe permettere di avere Max e, e vincerete Max. Però con, questa, con, la, con la proposta dell'Asta mi sa che Martino ha già vinto un max. Quindi, Martino, mandami il tuo indirizzo a elisachiocciolasozoon.it e mi sa che con questa battuta ti sei aggiudicato la mascotte. Quindi, un max aggiudicato e un altro a fine webinar. Ci vuole. Quando ci vuole, ci vuole. Ok, e un breve. Un breve reminder de, de, sulle cose importantissime da non dimenticare. Vi ricordo innanzitutto che questo webinar viene registrato e sarà disponibile a partire dalla prossima settimana su academy.seozoom.it. Tutte le registrazioni dei nostri webinar sono gratuite e per vederli è sufficiente creare un account gratuito e accedere alla voce webinar per i webinar appunto su SEO e web marketing e invece alla sezione webinar su Seozoom per tutti i webinar che abbiamo dedicato alla suite. Quindi è molto semplice, accedete, vi iscrivete e ci sono un sacco di lezioni che abbiamo rilasciato negli ultimi due anni, c'è davvero una buona base per chi vuole andare a documentarsi e a formarsi su questi argomenti. Colgo inoltre l'occasione per darvi già appuntamento ai webinar della prossima settimana, saremo online sempre con un doppio appuntamento, uno specifico sulla suite e uno dedicato ad un'altra tematica molto bella perché parleremo di SEO dal punto di vista legale, quindi saremo online con un avvocato, sarà l'occasione per approfondire alcuni aspetti legati alle questioni un po' più delicate che possono dover affrontare, può dover affrontare chi si occupa di SEO. Vi ricordo ancora una cosa, questo weekend siamo presenti a Roma per un evento per la Figliate Expo, siamo presenti con lo stand, ci sarà un nostro speech che faremo la domenica mattina, se passate di là, se siete presenti, all'evento dedicato alle affiliazioni, vi aspetto, passate a salutarci, passate a chiacchierare con noi, vi faremo vedere le ultime novità presenti all'interno della suite. Direi che con questo vi ho detto tutte le primissime cose che davvero non si potevano dimenticare e è il momento di accogliere online con noi Giovanni Leco, che è un grandissimo amico eh, del nostro team, un grandissimo amico del progetto e, e della nostra mascotte Max. Giovanni, vieni online, che ti aspettiamo. Sta arrivando Giovanni. Dovete sapere che. Eh, Aspetta che ancora. Ok, ti vedo, non ti sento ancora. Aspetta, ti attivo io l'audio? Ti attivo io? Eccoti qua. Ok. Giovanni, vede grazie bene. per essere. Si vede benissimo. Vediamo il tuo schermo okay. in questo momento. Grazie per essere online con noi. Grazie a voi. È davvero bello poter avere tue, le tue competenze qui con i nostri partecipanti. I, gli altri webinar che hai realizzato per noi sono davvero due, due spunti molto importanti che poi eh, hanno avuto anche molto seguito nel tempo, perché in Beh. particolare. Tre webinar? Sì. Tre. Allora. No, tre webinar addirittura. Quelle mi Audi sono persa? Odit emigrazione e il caso studio sul B2B. E il caso studio sul B2B <ride> hai ragione. Tre webinar. Ma eh, quello che a me è rimasto nel cuore, che tra l'altro vi invito a vedere alla fine di questo webinar, è il webinar sul. Sul, qui, sul, sul SEO Audit, perché diciamo dei, dei tanti webinar insomma, che abbiamo fatto in questi anni, quello davvero penso sia un punto di partenza che davvero chiunque passi nella nostra Academy dovrebbe vedere. E, e non solo perché c'è un Excel di cui si parla nel video che tutti poi, dopo aver visto il video, desiderano, ma perché è davvero una, una guida che passo passo vi accompagna su come fare un SEO audit completo. Quindi eh, grazie per quello e grazie per essere online con noi, Giovanni. Due, due parole prima di cominciare e di darti la parola sul tema di oggi, perché oggi tratteremo un tema che tanti partecipanti ci hanno richiesto di trattare, che è quello dell'ottimizzazione dell delle schede prodotto in un e-commerce. E un e-commerce ha tanti aspetti che si possono ovviamente ottimizzare come ogni sito web, ma siamo in un settore molto delicato anche rispetto ai progetti editoriali, perché un e-commerce poi spesso è composto da varie parti, è composto dalla parte più legata alla vendita, da delle pagine che vanno nelle categorie o nella paginazione va a intercettare un altro pubblico, un e-commerce può avere anche il blog e quello che accade in tanti siti che eh, ci capita di vedere è che se nell'insieme la struttura dell'e-commerce eh, non è alla fine nemmeno male organizzata, tante volte ci si accorge che proprio nello specifico, nelle schede prodotto, che sono l'elemento che davvero vi separa, separa il vostro utente dalla conversione, ci sono degli elementi che non sono ben ottimizzati dal punto di vista SEO, dal punto di vista dell'user experience. Insomma, tanti aspetti che potrebbero essere messi a fuoco in maniera migliore. Quindi con Giovanni abbiamo pensato di fare un approfondimento su questo per capire un po' meglio come fare questo lavoro. Ancora una, una cosa, eh, Giovanni. Ci dici due parole sull'evento eh, che organizzerai eh, l'11 maggio e eh, da giàci qualche anticipazione. Sviveliamo. Sì, Ah sì, questa è una marchetta vera e propria, grazie. No, sempre. no, non è la marchetta. <ride> grazie Eli. Eh, L'evento si chiama Coffee Commerce. Io non l'ho organizzato da solo, anzi, tantissimo merito va a un amico e un collega che si chiama Sandro Heraldi, che è un prestashop ambassador. È un evento che si chiama Coffee Commerce. Il nome nasce dall'idea di parlare di e-commerce con il caffè per le mani. Infatti, il caffè sarà gratis per tutta la giornata per chiunque lo vorrà. L'idea è quella di fare un percorso dal business plan fino agli aspetti legali che tratterete anche voi di SEO Zoom nel prossimo webinar, come hai detto prima tu l'idea è quella quindi di avere dei colleghi, ci saranno amici e colleghi come Ivan Cutolo, ci sarà Fabrizio Leo di Flame Networks, ci sarà Fabio Piccigallo, ci sarà, eh, perché l'ho convinta in maniera subdola, eh, Flavia Imperatore, Misia, eh, che parlerà un po' anche del perché è importante eh, um, la sua figura uh, all'interno di un e-commerce, magari non principalmente. L'idea è quella uh, che abbiamo un po' un sogno, quello di far sì che la Calabria uh, sia una regione che ha tanti prodotti importanti, può vendere tantissime cose, però a livello digital ancora deve fare quel passo in avanti importante e per fortuna le menti ce le abbiamo, un esempio sono proprio Giorgio e Cosmano che vedi quello che hanno realizzato a Bologna, ce le abbiamo i ragazzi in gamba. Però è una regione che è un po' il freno a mano tirato, proviamo a premere il pulsante e ad allentarlo. Sarà un evento di una giornata sola, è completamente gratis, completamente gratuito. Siamo abbastanza soddisfatti perché non siamo vicini al sold out. Ma considerato che l'11 maggio, oggi è 27 marzo, abbiamo oh, superato il 65% dei biglietti venduti, che poi non sono venduti perché è gratis. Quindi contiamo di avere una sala gremita e di dare il nostro contributo e se va bene di farlo anche il prossimo anno. La cosa particolare, poi non, non vi diedio più con questo quest evento, è che è un evento riconosciuto da Presta Shop e abbiamo anche gli amici che Elisa penso che conosce, Peppe Noschese Alfonso, e Alfonso Lanziata delle Commerce Hub che hanno deciso di eh, collaborare con noi a questo progetto in partnership proprio con le commerce hub quindi nulla l'11 maggio se vi va coffee commerce scritto con due e alla faccia delle stop words <ride> chi vuole può prenotare il biglietto ci farà piacere sicuramente condividere una una bella, una bella giornata insieme ovviamente grazie Eri che ci hai dato la possibilità a me a te, ah, a e a Francesca Sandro di, è un di piacere poterlo. perché tutte le iniziative buone vanno condivise vanno portate agli altri. Quindi Giovanni, grazie, cominciamo subito, ti chiederei di condividere le slide a schermo intero così ti do un feedback e poi siamo prontissimi. Vi ricordo, ricordo a tutti i partecipanti che alla fine ci sarà uno spazio dedicato alle domande, quindi e non solo alle domande ma alle domande anche per vincere la nostra mascotte, e fatele, io poi le raccolgo e le farò a Giovanni da parte vostra. Grazie Giovanni, ti passo la parola e resto ad ascoltarti assieme ai partecipanti. Perfetto, ancora grazie Elisa, grazie agli amici di SeoCube eh, per l'opportunità di passare questa oretta più o meno insieme a voi e di fare un po' il punto della situazione su come deve essere ottimizzata una scheda prodotto. Quello che farò, quello che proverò a condividere con voi è un percorso passo dopo passo, mh, non, non, cercherò di non scendere troppo nella parte prettamente tecnica, ma di darvi quelle informazioni che possono essere utili per fare in modo che non solo sia ottimizzata la vostra scheda prodotto, ma anche il vostro sito, sito e-commerce. Eh, brevissimamente, per chi non mi conosce, io mi chiamo Giovanni Lecoche, mh, uh, sono il CIO uh, di un'agenzia che si chiama Archis, che ha sede a Cosenza, Battipaglia, in Milano. Ci occupiamo di marketing digitale, mh, noi lo chiamiamo Digital Marketing eh, anche se qualche collega non è molto d'accordo. Um, uh, io principalmente mi occupo, sono nell'agenzia nell insieme al mio socio Pier Francesco Rizzo mi occupo della parte eh, prettamente strategica e tutto ciò che riguarda la SEO perché è il mondo che amo, che mi, che mi appartiene qui ci sono i miei contatti, mh, eh, il mio profilo Facebook, il mio profilo LinkedIn e la mia mail se volete farmi delle domande anche privatamente sono aggiungermi fra i contatti, per scambiare qualche idea e condividere conoscenza anche con voi, eh, fatelo tranquillamente. Sono, sono a vostra disposizione per parlarne. Quello che è importante è ricordarvi che il mio cognome è le coche, non è nelle cosce, nelle cosche, nelle foche e né quant'altro. <ride> scherzi a parte mh, eh, cercherò come vi ho detto di darvi un contributo su come eh, deve essere ottimizzata una scheda prodotto in, in un e-commerce e cercherò di farlo partendo proprio dall'approccio che si ha anche con i clienti quindi cercherò di farlo sia se siete dei gestori di un e-commerce sia se siete degli imprenditori sia se siete un'agenzia dei freelance che devono andare a gestire degli e-commerce per conto terzi in genere il, la situazione che abbiamo eh, che riceviamo diciamo qui in agenzia, ma credo che riguardi molti di voi è che quando si vuol fare, si vuol creare un website, un e-commerce, l'aspettativa è quella di essere come Amazon, di poter vendere come Amazon, di essere precisi e puntuali come Amazon e di creare un sito come Amazon. Mm, partendo dal presupposto che Amazon è il re insieme ad Alibaba, insieme ad eBay del, del commercio online, tenete presente che eh, un sito come Amazon non può essere considerato un sito bellissimo, stupendo, ma è un sito altamente funzionale, dà esattamente tutto ciò che deve dare agli utenti per come loro se lo aspettano. Quindi, eh, sicuramente, va considerato come il player maggiore. Il problema principale è che le aspettative di quando viene in agenzia qualcuno di creare un e-commerce e è di avere un website di, come Amazon, non tanto come front end, come ottimizzazione, come user experience, come usability, ma quanto come conversioni. E purtroppo, mh, questo è quello che sono le loro aspettative, questa è quella che è la realtà. La realtà è spesso che manca tutto ciò che è necessario per realizzare un e-commerce come si deve partendo anche dal presupposto che è un buon suggerimento come dice il buon cappellotto e se avessimo un qualcosa anche di offline non sarebbe per nulla male atteso quindi che eh, tra le aspettative e la realtà ce ne passa dobbiamo solamente essere pronti a rimboccarci le maniche a creare un e-commerce che sia il più funzionale possibile prima ed esclusivamente per i nostri utenti e poi pensando anche a come deve essere fatto per i motori di ricerca perché è importante ottimizzare quindi il vostro e-commerce e quindi la, di, la vostra scheda prodotto ci sono sei, sei cose che dovete tenere a mente almeno secondo me queste infatti saranno tutte le cose che facciamo nell'agenzia ehm, che seguiamo come, come prassi e quindi mh, spero che possa essere un contributo per voi importante innanzitutto quando si deve creare una, un, un e-commerce bisogna essere a conoscenza del fatto che esistono player più forti di noi esistono e-commerce molto strutturati esistono realtà molto più avanti di noi ovviamente questo non vale sempre ma spesso è così quando decidete di lanciare online un e-commerce Dovete tenere presente, soprattutto se esso è nuovo, se si tratta di un brand nuovo, che i motori di ricerca non hanno la benché minima idea di chi voi siate, di cosa volete vendere, di come lo volete vendere. E quindi bisogna fare in modo di farlo capire ai nostri search engine. Una piccola parentesi: sicuramente ci sarà collegata una collega che lavora con Archis, che si chiama Alessandra, che è bravissima in inglese, conosce benissimo l'inglese, quindi non mi odiare se sbaglio dei termini. Poi me ne dici quattro quando ci vediamo in agenzia. Scusatemi per questa piccola divagazione. Quindi dicevo i motori di ricerca non sanno uh, chi siete voi, è importante quando si crea una scheda prodotto di fornire informazioni utili sui prodotti e non semplicemente pensare al title, alla description e quello che vedremo uh, successivamente, è una scheda prodotto fatta male, sembrerà banale ma rischia di farvi perdere budget, di farvi perdere tutto quell'investimento che avete fatto per il vostro sito web. Come non vi conoscono i motori di ricerca, è molto probabile, se non sicuro se siete nuovi sul mercato, che non vi conosce nessuno, quindi uno spazio alla brand awareness la dovete sicuramente dedicare. I vostri prodotti infine, come spesso accade, sono esattamente come gli altri. Quindi, quando arriva davanti a voi un cliente o se siete voi titolare del vostro e-commerce, ricordatevi che alla domanda che vi fa un'agenzia, o se la fate voi come freelance o come agenzia, il perché io devo scegliere te rispetto ad altri, la risposta più classica è perché io sono il migliore, perché il mio prodotto è quello che tutti cercano, perché io garantisco. Classico, affidabilità e sicurezza. Poi, andando un po' nel profondo, si capisce che spesso e volentieri non è così. Quindi, cerchiamo semplicemente di essere per quello che possiamo, unici in quello che vogliamo fare. Detto ciò, quello che Andiamo a vedere da adesso in poi, è un, come progettare una scheda prodotto in maniera tale che sia ottimale. Quando dico ottimale, ve lo ripeterò spesso, spero di non tediarvi su questo, non parlo di ottimizzazione solamente per i motori di ricerca, sia esso Google, sia Bing, sia Yahoo, sia Yandex o chi volete voi, ma parlo di ottimizzare una scheda eh, prodotto anche per ciò che riguarda la parte fondamentale del vostro business, ovvero gli utenti che poi si, trasformer si trasformeranno come Speriamo in customers, quindi portare alla conversione di ciò che volete fare. Ok, primo step. In genere, quando si realizza un e-commerce è fondamentale avere un business plan. Io mh, credo sicuramente che la maggior parte di voi sappia che cos'è un business plan ma se qualcuno non dovesse saperlo non bisogna essere dei grandi professionisti per conoscere cos'è un business plan bisogna essere dei professionisti schillati per crearlo un business plan c'è un online oppure ve lo, ve lo posso condividere anche io un micro business plan che ha fatto giovanni cappellotto dove vi va a spiegare banalmente e semplicemente nel momento in cui decidete di aprirvi un'attività online di commercio online quali sono eh, i costi di questa attività online, perché non è gratis fare un'attività online, non vuol dire faccio un e-commerce quindi mi costa pochissimi euro. Non è così, perché tutto quello che c'è dietro è qualcosa di più grande spesso da quello che si possa immaginare. Quindi, primo step: bisogna avere un business plan. Il business plan lo può fare un avvocato, lo può fare un commercialista, lo può fare, come nel caso di Archis, un ingegnere gestionale. Lo può fare un professionista che sia in grado di capire che abbia le nozioni basi dell'economia. Dal business plan si deve realizzare un brief, si deve ascoltare quello che vuole fare il cliente o se siete voi stessi proprietari dell'e-commerce tracciatevi delle righe, scrivetevi un documento di quello che volete fare, come lo volete fare, perché lo volete fare. Dal briefing in genere quello che deve emergere devono essere i vostri obiettivi. È chiaro che la, quando uno fa un e-commerce, um, banalmente, gli obiettivi sono quelli della conversione, ma è difficile pensare che si va online e dopo un minuto si converte. Bisogna lavorare come se fossimo i dipendenti di un vero e proprio negozio. Il dipendente di un vero e proprio negozio passa 8 ore, 10 ore all'interno dello store facendo più di un'attività non solo parlando con la clientela e state certi che nel momento in cui avete fatto un progetto online lo avete ottimizzato, lo avete fatto per bene la domanda principale che ci viene posta è quella di dire ok ma se io apro il negozio qualcuno entra ma anche sul vostro sito qualcuno entra se il sito è ben fatto come se il negozio è ben fatto il problema è vedere quanto il vostro sito web possa convertire quindi obiettivi di breve e lungo periodo Fate un'analisi SWOT. Per chi non sapesse, cos'è un'analisi SWOT? È l'analisi per capire i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di un brand. Io vi suggerisco di farlo sia offline che online. Andate a guardare chi sono i competitors, sia offline che online. Potete guardarlo attraverso i vostri prodotti, potete utilizzare SeoZoom nel momento in cui inserite un progetto nella barra di ricerca. SeoZoom sulla scorta di questo progetto vi dà i competitors. Se non avete un sito web, quindi lo state creando dall'inizio, potete tranquillamente mettere uno o più siti web dei vostri competitors. SeoZoom vi estrapolerà su sul fattore ovviamente di posizionamento delle chiavi di ricerca chi possono essere i vostri potenziali competitors. Non è Amazon il vostro competitor, non è Alibaba. Cerchiamo di, come si dice in Calabria, volare bassi. Sempre attraverso il brief, quello che deve emergere ovviamente sono i prodotti. Quali sono i prodotti di questo e-commerce? Quali sono i più venduti? Esistono in genere, per chi ha uno store offline, anche i prodotti più venduti offline e i prodotti più venduti online. Vengono solamente segnati su questo brief. Prendete appunti, guardate i più venduti e i meno venduti e guardate anche le vostre leve maggiori eh, sulla vendita. E la palestiana il fatto che tutti dicano è il prezzo, io concorro sul prezzo, sicuramente il prezzo è una leva di marketing che ancora oggi, nel 2019, è se non la più importante fra le più importanti. Però ritorniamo alla scheda principale, se si può, se è possibile, cerchiamo di essere unici e quindi di trovare un motivo nel nostro brief che ci porterà poi alla strategia, dove andiamo a indicare quali sono le leve su cui dobbiamo puntare. Quando passiamo dal brief alla strategia, vi suggerisco fortemente, se fate questo lavoro prima, che è molto, molto seccante, vi aiuterà tantissimo dopo nell'ottimizzazione delle vostre schede prodotte, ovvero createvi il vostro modello di buyer personas. Per chi non sapesse che cos'è un modello di buyer personas, altro non è che un modello che identifica il vostro... Customer medio, cioè il vostro consumatore medio del vostro prodotto. Seguite questa Customer Journey, Io ad esempio, vi ho messo questa di Vendasta che secondo me è ben fatta, dove vi dice come creare awareness, eh, creando interesse sui prodotti. Eh, la parte che andremo a guardare, noi in particolare, è la fundability, ovvero come ottimizzare la scheda prodotto, poi ovviamente c'è la parte di reputation, fino ad arrivare alla parte di conversione e di advocacy, fare in modo che la fidelizzazione dei clienti sia il più mh, mh, meglio, meglio mh, implementata possibile. Da questo brief, eh, quello che abbiamo preso prima, il modello di buyer personas, attraverso la customer journey, finalmente abbiamo la nostra strategia digital. Quindi avete già il quadro completo di cosa dovete andare a fare. Ora è il momento di renderlo operativo per fare in modo di eh, rendere le nostre schede prodotti ottimali per i motori di ricerca. Prima cosa che dovete fare è una keyword research fatta bene. È inutile dirvi che lo strumento che noi utilizziamo qui in agenzia è, è SEO Zoom. SEO Zoom ha uh, la sua bella macro di keyword research con site builder, uh, keyword infinity, search intent, uh, interest finder. Avete tutto quello che vi serve per fare un'ottima keyword research, cioè ricercare quelle chiavi importanti per l'ottimizzazione della vostra scheda. Spesso la domanda che ci fanno è, è da quali keyword partiamo? Partite sempre dalle keyword che si estrapolano dal vostro brief. Ce ne saranno almeno un 10, 15, 20, pochissime, quel poco che vi basta per avere l'inizio della vostra keyword research. Partendo da quella, da quelle prime chiavi, cominciate a vedere quali sono tutte le tail e long tail che vi servono. Per fare in modo che le vostre schede prodotto successivamente siano ottimali. Eh, quando in genere Elisa mi chiede di fare uno, un, web, un webinar, uno speech, mi dice sempre: Mi raccomando, eh, voglio che ci sia eh, scherzosamente un file Excel. Perché i SEO vivono purtroppo di file Excel e io accontento subito Elisa. Questo è come eh, si sì, una sei fantastico! Una... <ride> Questo è come si, si crea una um, keyword research abbastanza, um, abbastanza semplice. Qui vi ho messo pochissime colonne perché non voglio tediarvi e non voglio disperdere informazioni. Vi fate una bella colonna con le keyword primarie i volumi di ricerca, keyword difficulty, i risultati in SERP e il costo per click. Questo è veramente molto minimal. Ovviamente questo file Excel io ho, non ho problemi a condividerlo con voi. Nella seconda tab vi fate le keyword secondary. La differenza qual è? È che... Eh, le, keyword, le primary key vi serviranno, diciamo, come eh, keyword iniziale per ogni scheda prodotto. Le secondary si potranno tranquillamente agganciare a quello che è il vostro piano di, di, una, keyword research, di una keyword research completa e ben fatta. Quindi. Fate l'analisi attraverso SEOZoom, vedete con l'interest finder e con tutte le altre funzionalità che ha questo meraviglioso tool tutto quello che vi serve, andate a mettere le vostre chiavi, volumi di ricerca, keyword difficult, risultati e costo per click. Mm. Date molto peso non solo al volume di ricerca e alla keyword difficulty, perché ci sono delle chiavi molto difficili, con una competizione molto forte. Non disperdete molta energia, cioè, e eh, per questo vi serve il business plan, anche per capire mh, quanto budget, anche in termini temporali, il budget non è solamente un fatto economico, è anche un fatto di tempo, mh, dovete investire su determinate chiavi per posizionarvi. Ci sono quelle chiavi magari un pochettino più piccole con volume di ricerca minimo ma che comunque eh, sono importanti per il vostro, eh, per il vostro progetto, perché ma magari vanno a intercettare quella domanda consapevole o domanda latente che per il vostro e-commerce è importante. Fatta questa bella e buona keyword research, c'è lo step successivo, ovvero quello della creazione del catalogo prodotti. Da qui questo meme di Batman e Robin eh, perché spesso capita, e sicuramente sarà anche il vostro caso: Ho mille mila prodotti, ho una, un numero di prodotti esorbitante. Come faccio adesso a lavorare su tutti questi prodotti? Come posso avere un e-commerce con un'ottimizzazione delle schede prodotto con un numero così vasto? Beh, come fa Batman? Non tirate lo schiaffo, ovviamente, ma stiamo calmi, calmi e cerchiamo di fare. Il meglio che possiamo. Anzitutto altro filettino Excel importante. Prendete questo catalogo prodotti. In genere chi ha tantissimi prodotti ha un CSV o un XLS eh, pronto da essere lavorato. Convertitevelo magari in Excel per semplicità tranquillamente vi fate, le vostre, eh, vi fate un bel elenco come ve l'ho fatto io adesso con il nome del prodotto. A quale categoria principale? Se prendiamo ad esempio un negozio di scarpe, la categoria principale potrebbe essere uomo, faccio un esempio, eh, non è che per forza sia questo. Poi mettete la categoria secondaria o, o chiamata anche sottocategoria. Inserite la marca del prodotto, il modello eventuali note sul prodotto, magari non so, il colore eh, o, altre, o altre funzionalità il codice SKU che è importante lo dovete inserire anche per le variazioni di prodotto perché quando lo, andre lo andrete a collegare con il vostro Google Analytics eh, ne ha necessità per capire esattamente quanto il vostro e-commerce sta monetizzando poi se c'è un ID o un serial number lo andate a inserire lo andate a inserire comunque. Tolgo un attimo qui così, se no, non vedo, eccolo, uh, scusate, ok, uh, oltre al serial number, trovate anche sull'ultima colonna le keywords. Le keywords le andate a prendere direttamente dalla keyword research che avete fatto in precedenza. Aspettate un attimo che devo abbassare qui la finestra, se no non vi vedo. Ecco, ok, adesso vedo tutto. Quindi avete fatto la vostra keyword research, l'agganciate qui a seconda del prodotto che volete andare a posizionare, potete inserire keywords, intendo potete mettere la primaria e la secondaria, 3, 4, 5, quante ne volete. Tenete conto che una buona keyword research è fatta comunque da migliaia di chiavi una volta si lavorava con pochissime chiavi adesso gli utenti sono così affinati nella ricerca che vi suggerisco di fare una keyword research più ampia possibile e di aggiornarla costantemente c'è chi l'aggiorna mensilmente, chi trimestralmente ma non andate oltre tre mesi nell'aggiornamento a seconda dei dati che ricevete dal, dai vostri tool da, da Analytics o da SEO Zoom una volta... Pronta uh, la eh, creazione del vostro, della vostra scheda prodotto di come dovete andare a inserire i vostri prodotti all'interno del vostro e-commerce, possiamo partire nella creazione vera e propria della scheda con la successiva ottimizzazione. Io sulla destra vi ho messo un'immagine di SEO Chef de, del collega e amico Ivan, Ivan Cutolo che la spiega. Con questa immagine abbastanza, abbastanza in maniera molto semplice, di come deve essere ottimizzata una scheda. Prima cosa, il title della scheda. Il vostro headings H1 deve essere unico. È inutile che vi dico del, di come si deve fare, del, del numero di caratteri, penso che questo lo, lo conoscete bene. Vi dico semplicemente che nel momento in cui state creando una scheda prodotto, la primary key va messa ovviamente in testa. E eventuali. Attributi vanno inseriti se volete successivamente. Vi ho fatto un esempio, a me piace molto il room, quindi eh, vi ho fatto l'esempio room zakapa Se voglio fare, non, non lavoro con zakapa quindi non gli faccio pubblicità, magari, magari eh, lavorare con loro. <ride> eh, eventuali attributi potrebbe essere la zona in cui è stato è stato. Um, è stato creato il ROOM e il termine in spagnolo RON. Eh, è solamente un esempio degli attributi che possono essere messi nel title di una scheda. Seconda cosa, la descrizione del prodotto. Anche qui vi suggerisco la keyword primary in testa. Mm, ad esempio, mm, vi, ho fatto, vi faccio l'esempio di, di una descrizione molto, molto banale: il ROOM zakapa è un prodotto che è stato lavorato, eccetera, eccetera. Potete usare anche degli elenchi che siano coerenti con lo step che abbiamo fatto prima, ovvero vi ricordate, vi ci rivado un attimo alla scheda prodotto, potete tranquillamente utilizzare un elenco puntato e numerato per dire che tipo di marca, modello, quali sono le note sul prodotto, il colore ambrato, non so, cose di questo genere. Inserite ovviamente contestualmente, logicamente, delle long tail che derivano dalla vostra... Keyword research che vi permetteranno di sfidare i vostri competitor se emersi dalla ricerca che avete fatto prima, ad esempio attraverso SEO zoom Quindi sapete che il vostro competitor è un'altra casa, il Don Papa, allora andate a lavorare su quelle long tail che magari anche Ron Papa ha utilizzato per essere posizionato. e un vostro competitor, avete deciso nella vostra strategia con un vostro competitor utilizzate eh, keyword si uguali o similari per andare a, per andare a competere. Con lui. La meta description ovviamente, anche in questo caso, keyword primarie e secondarie secondo la strategia, nella giusta dose. Contesto ovviamente logico, non è inutile dirvi, ma lo dico lo stesso: trovare quelle meta con scritto il room zakapa è un room zakapa buonissimo e stupidaggine di questo tipo, ma date delle informazioni corrette all'utente e al motore di ricerca. L'immagine, oltre a dirvi come scrive eh, Ivan nella scheda di destra, che mh, il nome e l'alt tag devono essere coerenti, mh, il primo suggerimento che mi viene nel caso ovviamente del Room è di mettere un bello sfondo bianco con il prodotto in evidenza. Qui eh, un neuromarketer brevissimo come il collega Andrea Saletti vi potrebbe anche spiegare il motivo, ma esiste una logica. Per, fare, mh, per far sì che il prodotto sia visionato in maniera più pura possibile d'altro canto, canto dovete considerare Amazon in questo senso qui se Amazon ad esempio, questo è un, buon, è un buon inizio se Amazon ha messo la scheda prodotto con lo sfondo bianco un motivo ci sarà, noi non siamo eh, Amazon non possiamo pensare in questo momento storico di essere migliori di lui quindi se lo sta facendo in quel modo un motivo ci deve essere Infatti, ehm, non tut, tenete conto che non è che sempre questa è una regola dello sfondo bianco. Vi faccio l'esempio di un brand fashion: una persona. Quindi, qui più che eh, non stiamo parlando più per un attimo di SEO, ma stiamo parlando di user experience, un prodotto fashion che può essere una maglietta, una camicia, che sia femminile o maschile, vuole essere visto magari con la stampella. E lì potete anche utilizzare il fondo bianco sperando che la maglia non sia bianca quindi anche con un'ombreggiatura, un ma vuole essere visto sia indossato sia con una, sia magari messo appoggiato con una stampella come volete lì in quel caso magari lo sfondo bianco non potrebbe essere utilizzato perché rischierebbe di non essere visibile. Ultima cosa per quanto riguarda la scheda prodotto è chiaro che l'immagine che voi andate a inserire l'alt deve essere coerente con la, la keyword che avete scelto e l'immagine ovviamente deve parlare di quella keyword. State utilizzando Romza K Va bene, Ron. Trattino, Zacapa. Se l'immagine, ovviamente, è del room Zacapa. Questa, ad esempio, mh, sulla destra, la vedete, è una, una scheda prodotto. A mio avviso, fatta molto bene, in quanto il titolo è assolutamente coerente: Ron de Venezuela Doc Diplomatico Ambassador Selection. Eh, giù subito dopo, nel. Mh, quella è un H2, lui scrive: mi se non ricordo male, è un H2. Verificate, potrei anche dirvi una sciocchezza. Scrive 0,7 litri astucciato e vi fa vedere sull'immagine a sinistra il vostro occhio. Cade prima a sinistra e poi a destra sulla la parte gialla perché è tutto bianco tranne le call to action che sono gialle quindi è ben fatto anche in questo senso. Vi fa vedere l'immagine sulla sinistra, se non erro ce ne sono più di una immagine. Il bollino verde vi dice "Ve lo consegno in 48 ore", quindi vi dà anche un senso di affidabilità. In questo caso non c'è SEO che tenga, qui è l'affidabilità del prodotto. Vi dice il prezzo. Vi fa modificare la quantità, vi dice qual è lo sconto che vi può fare e soprattutto vi dà una serie di plus in basso, tipologia, grado alcolico, addirittura momento di degustazione. Che ai più non frega molto, piace berlo e basta, però. È importante inserirlo. Sulla sinistra invece vi dà una scheda tecnica che, in genere, per un room è la meno, ehm, la meno interessante, però ce la, ce la inserisce. Sulla destra, se vi andate a fare una verifica di questa scheda prodotto a livello testuale, noterete che è posizionata per molte chiavi importanti, molte chiavi che vanno con ogni probabilità a intercettare quella che è la domanda consapevole che questo brand ha deciso di. Di, di strutturare per, per lavorarci quindi una scheda tecnica così lato front end è ben fatta però se andate a guardare già nel title e nella description e nell'immagine stiamo lavorando con un'ottimizzazione SEO già ben fatta se scorrete in giù la scheda ci sono le altre informazioni quelle che spesso parecchi e-commerce tralasciano ovvero i prodotti correlati il mio primo suggerimento è se potete fateli a mano, non utilizzate plugin o strutture di un template perché hanno delle pecche nella scelta del prodotto correlato invece voi che avete fatto una strategia ad hoc sapete con esattezza o comunque lo startup di questa scelta ce l'avete dalla vostra strategia quindi sapete che uno che ha scelto quel prodotto ne potrebbe scegliere un altro similare Oppure fare come fanno loro. Addirittura in questa scheda prodotto, se notate, eh, se notate lui rimette giù prima che chiamiamoli correlati, ma non, non per forza possono essere definiti correlati. Vi mette tre prodotti diplomatico e se guardate, vi rimette lo stesso prodotto a destra. Quasi come a dire: se te lo sei dimenticato scorrendo, guarda che è qui. Non è una tecnica sbagliata. Certo, io non ho in mano i loro analytics e i loro, i loro ROI e i loro investimenti. Però io da utente la trovo una, e da SEO la trovo un'ottima un scelta. E se ci fate caso, ha messo nei prodotti correlati due prodotti che non hanno lo stesso costo, anzi, sono molto inferiori, per dire Ok, sei arrivato qui. Però guarda, che forse non hai budget da spendere, te ne metto due un pochettino. Meno onerosi, e ti faccio vedere anche la barrata dello sconto, che per te è importante. Addirittura per fartelo prendere il run iniziale, ti metto lo sconto quantità. Quindi, i prodotti correlati, come vi dicevo, meglio a mano che con plugin o add-on, se utilizzate WordPress, PrestaShop eh, e, altri, e altri CMS open source. Sceglieteli sulla scorta della vostra strategia e della vostra keyword research. Vi ricordate che vi ho detto che ci sono anche le keyword secondarie. Tenete conto anche di questo quando andate a scegliere i prodotti correlati, tenete conto di immagine, titolo, prezzo e call to action. Ben fatta. E soprattutto dei plus. In questo caso il plus su cui puntano loro molto è la consegna in 48 ore con bollino verde. Se scendiamo giù. Ci sono i prodotti che potrebbero interessarti, questi effettivamente possono essere correlati. I, anche questi, se potete, sceglieteli a mano. Al netto di quello che vi ho detto prima, lato strategia. Ad, ad esempio, esistono anche delle strutture, sia in WordPress che in PrestaShop, che hanno una sorta di mini cache che mantengono in una determinata parte della scheda prodotto. I prodotti che voi avete visualizzato in precedenza, così da mantenere sempre viva la vostra attenzione. Qui mh, ci sono ad esempio dei plugin su WordPress, adesso non ricordo quali, ma esistono e anche dei, degli add su PrestaShop che sono molto, uh, molto ben fatti. Infine, l'ultima parte della scheda prodotto è sul Big Footer e vi dà tutti i plus che vi possono servire, ma soprattutto. Cerca di fare lead generation. Iscriviti alla nostra newsletter per tante promozioni e offerte in anteprima. Sulla destra il plus delle recensioni dei clienti. Quindi voi siete già sicuri che si tratta di un e-commerce ben fatto. 99 su 100. Il vostro terzo giro sarà sicuramente di acquisto in una scheda prodotta fatto così. Andiamo a vedere la lato SEO. Questa scheda prodotto. Qui vi ho fatto la schermata che attraverso Zoom potete verificare analizzando l'URL. Vedete il rendimento nella pagina del tempo. Considerate che è una, una pagina che ha una Zoom Authority 24, quindi mh, mh, ci sono e-commerce addirittura che come eh, Zoom Authority non di pagina sono bassissimi, 10-15, quindi già il fatto che sia 24 è una bella è una bella è un, be, un buon valore. Se guardate la distribuzione delle keyword sulla sinistra, addirittura vi fa vedere che in prima pagina ce ne sono tantissime, molti di più rispetto alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta pagina. Magari in eh, quarta pagina si trova eh, la chiave secca diplomatico, che può essere considerata una chiave importante, ma non per forza, perché può avere mille sfaccettature diplomatico, non per forza può essere room. Se andate però a vedere come... È strutturato il link riserva esclusiva Room Diplomatico invece di Ron Diplomatico, anche questa è una scelta, perché Ron Diplomatico l'ho messo, se non ricordo male, sia nella descrizione che nella meta. Infatti, così facendo, fra le tante attività che ha fatto, io adesso vi sto facendo una, uno screenshot su questa attività, c'è sia Room Diplomatico che Ron Diplomatico. Altra cosa, altro step, il sesto step da uh, portare avanti per l'ottimizzazione della scheda è che molti e-commerce tralasciano è la struttura dei link interni. Cercate di puntare, quando fate una description, a delle sezioni importanti del vostro sito, quelle sezioni che vi portano, o che vi portano traffico che comunque hanno una serie di chiavi già posizionate. In genere si usano le cosiddette keyword secche, quindi partendo direttamente da una keyword secca che può essere room, che può essere room diplomatico, eccetera, che riporta delle schede coerenti con quello che eh, sono mh, i link che gli abbiamo assegnati eh, linkate dove possibile se avete un blog su articoli o sezioni in cui sono presenti più keywords questo per dare ancora più boost però ripeto questa non è una tecnica mh, per forza da utilizzare è una delle tecniche a secondo sempre di quello che eh, emerge dalla vostra strategia e come dice visto che siamo a seo zoom a casa di seo cube come dice sempre Ivano il contesto è il re quindi i vostri link interni devono essere assolutamente contestuali. Nei grandi e-commerce invece esiste la matrice di link. La matrice di link che voi trovate in basso, questa è la matrice di link di Zalando, mh, non può essere messa così a caso. È eh, una cosa mh, che accade molto spesso che ci sono tanti e-commerce con queste matrici di link eh, stracolme di keyword senza un senso. Questa matrice di ringhi di Zalando è stata studiata ad hoc, perché guardate, vi mette il top brand uomo, ve lo mette in ordine, in ordine alfabetico da sinistra verso destra. C'è un motivo perché fa questo, io non lo conosco, ma sicuramente ci sarà un motivo ben preciso. Quello che mi viene in mente principalmente è che il motore legge da sinistra verso destra e che gli utenti europei leggiamo da sinistra verso destra vi mette le top categorie tendenze uomo con delle chiavi ben con, con dei nomi ben, ben ben precisi e quindi questa matrice di link se la volete utilizzare se avete tantissimi prodotti e tantissime marche fatelo ma progettatela a monte aggiungete una parte nella vostra strategia editoriale eh, strategia digital scusatemi non editoriale dove andate a dire ok adesso devo strutturarmi anche la matrice dei miei link perché la strategia di link interni è veramente importante per la SEO, ancor più per un e-commerce. Altra cosa importante, il certificato di sicurezza. Voi non avete idea di quanti e-commerce esistono ancora senza un protocollo di sicurezza. Potete utilizzare un protocollo di sicurezza anche mh, free, compreso, in, compreso con il vostro piano hosting, ad esempio se utilizzate Flame Networks, lo potete... Lo potete avere oppure ne comprate uno proprietario che sia un pochettino più potente. Io non sono un esperto di sicurezza, ma ehm, colleghi come Fabrizio Leo o altri potrebbero tranquillamente spiegarvi il, il, le varie eh, differenze che esistono nei vari certificati. Di sicuro è che per la SEO dal 2014 avere un certificato HTTP HTTPSSL è stato definito un fattore di ranking, quindi voi se vi volete posizionare ne dovete tenere sicuramente conto. Dovete tenere anche conto che un sito non sicuro potrebbe essere bloccato da alcuni browser. Avete visto quando vi capita mai quella, quella schermata rossa di pericolo, di ansia? E questo vi porterebbe a perdere potenziali clienti. Considerate anche che per PayPal è fondamentale da luglio 2018 avere un certificato di sicurezza, altrimenti non vi gestirà la transazione. E tenete conto che PayPal non ne potete fare a meno, perché comunque insieme al bonifico bancario rimane quello il metodo di pagamento più utilizzato. Poi c'è una compagnia che si chiama Mediative che fa degli studi lato User Experience e ovviamente ha, ha fatto anche il suo sul certificato dicendo che, mh, la che gli utenti che non trovano un certificato di sicurezza sul sito da settembre 2018, secondo questo ultimo studio, abbandonano il sito. Abbandonando il sito, cosa succede lato SEO? Succede che la vostra frequenza di rimbalzo sale la vostra durata media della sessione, il time of session si abbassa e tenete conto che questo rapporto non è per il motore di ricerca un fattore di ranking diretto, ma lo è in maniera indiretta, perché più si va nel profondo, più il bounce rate diminuisce, più il time of session aumenta, quindi gli utenti si fidano di quel brand. Altra cosa le url le url devono essere sempre create se orientate, una struttura dell'url fatta bene ad esempio shop.com slash prodotti nome prodotto bisogna evitare i caratteri speciali vi capiterà sicuramente spesso soprattutto in strutture custom che non hanno un, un dev che si sia occupato del permalink ben fatto evitate maiuscole e maiu minuscole un po' alla cavolo di cane ed evitate anche gli spazi ci sono delle particolarità su alcune piattaforme mh, open source e non solo, si può avere anche il problema dell'associazione di più categorie a un prodotto. Quindi è consigliabile utilizzare un link se possibile, ove possibile, senza un percorso intermedio, quindi shop.com slash prodotto anziché categorizzarlo come URL. Questo perché? Perché una scelta di questo tipo non solo vi evita problemi di, di, di duplicazione, ma permette al crawler di non andare in profondità, di non andare proprio sempre in fondo, ma di rimanere sul secondo livello, che è prodotto in questo caso, quindi scandire meglio e più velocemente la vostra scheda. Altro suggerimento che vi ho scritto qui in maniera spero chiara è che dove possibile se possiamo cambiare il termine prodotto servizio con un nome utile per il posizionamento che arriva dalla nostra keyword research sarebbe importante. Ad esempio shop.com slash vini se lo abbiamo categorizzato se non lo categorizziamo senza vini vino rosso bucirò. Faccio un esempio: Vino Rosso Lambrusco, eccetera, eccetera. Se decidiamo ovviamente di lavorare su quella chiave, oppure se è il nome della nostra keyword research brand, della keyword research che riguarda il nostro brand. Altre piattaforme, invece, usano il nome, il numero, che è un codice, nella URL. Questo molti si spaventano, ma state tranquilli che non rappresenta un problema, tranne se non è una directory, perché lì si potrebbe un pochettino creare eh, confusione. Anche qui la domanda, sì, ma se io apro Zalando non trovo l'URL in questo modo. Sì, sono d'accordo con voi. Ci sono tre problemi. Il primo, noi non siamo Zalando, non abbiamo la forza probabilmente commerciale di Zalando e il motore di ricerca già si fida di Zalando. Quindi, non far comparire potrebbe essere un danno anche per il motore di ricerca. E fino a quando noi non saremmo zalando, ve lo auguro il più presto possibile ovviamente. Dobbiamo attenerci a queste piccole buone norme che non dice Giovanni Lecoche, ma che potete sicuramente trovare nel blog central di, di Google o degli altri motori di ricerca. Ma in questo caso noi siamo orientati eh, specificatamente eh, sul motore di ricerca Google. Ancora. Qui faccio la felicità di un collega che conoscete sicuro che si chiama Flavio Mazzanti che è innamorato di questo attributo, l'attributo canonical. È importante per voi utilizzarlo perché vi evita la duplicazione di contenuto e riesce così a comunicarlo al motore di ricerca. Un esempio potrebbe essere questo, mettere l'attributo link rel canonical, mettete il riferimento href https con il vostro dominio e il nome prodotto. Nel caso di due link con la struttura che ha sia una categoria principale e secondaria che può essere anche una sottocategoria, il canonical sarà sempre identico, quindi avete categoria 1 e nome prodotto, categoria 2, sottocategoria 2, e nome prodotto, il canonical resterà sempre quello. C'è una motivazione perché viene fatto questo? non solo per evitare la duplicazione, ma perché la duplicazione a volte neanche la pensate quando magari create una promozione con il nome di, quella, di quel determinato prodotto. Quindi è conveniente dire al motore di ricerca, guarda, non sto copiando, non sto facendo contenuto duplicato, stai tranquillo che questo è il mio canonical. Altra situazione che capita spesso negli e-commerce multilingua è quella della, um, della lingua da utilizzare. Perché magari lo stesso prodotto oh, deve essere visuali viene visualizzato ovviamente su più lingue. Su più lingue. Quindi, se lo voi implementate il tag hreflang, allora avete eh, sicuramente fatto una cosa buona per gli utenti e per il motore di, di ricerca perché state comunicando a lui qual è la giusta lingua per quel prodotto. Se non lo inserite, deciderà da solo in maniera arbitraria quindi non sapete come, come sceglie ma in genere mh, non dovrebbe fare chissà. grandi errori però è meglio, è meglio, dirgli, meglio dirglielo attenzione che ciò che spesso accade e soprattutto se chi utilizza Yoast SEO potreste, potreste trovare nella stessa sitemap italiano e inglese gli stessi prodotti quindi cosa succede trovate lo stesso prodotto sia in lingua italiana che in lingua inglese nella sitemap vi suggerisco di Fare in modo um, sicuramente di avere una sitemap per ogni lingua dedicata e magari di tralasciare plugin che non vi aiutano in questo senso a, e utilizzarne altri magari dedicati alla sitemap. Quindi lingua inglese, sitemap in inglese, lingua italiana, sitemap in italiano. Altro step, uh, vedo che siamo già un pochettino lunghi, cerco un po' di accelerare. Vai cammino, il... siamo tutti ah. incantati, e ah, quindi vai, sì. guarda, anche se spogliamo non c'è problema. Vai. Ok, va bene. Eh, cosa fondamentale per la SEO invece è il markup dei dati strutturati. Mm, non so, mm, presumo, se la platea che ci sta ascoltando conosce schema.org presumo di sui, sì, ma per farla un pochettino semplice per chi non lo conosce, cerchiamo di parlare la stessa lingua del nostro motore di ricerca. Così facendo riusciamo a migliorare il posizionamento, l'interpretazione del dato da parte del motore di ricerca. Modello, ricordatevi, tenete sempre a mente per chi ha studiato ingegneria o materie di questo tipo, un modello entità relazione, quindi il room eh, piace a n utenti quindi sono all'utente X a Giovanni. Quindi sono due entità room e Giovanni legate dalla relazione del piacere. Quindi il room piace a Giovanni. Questo è il ragionamento che di base, proprio basic, va fatto. Il markup dei dati eh, alcuni attributi che io vi ho elencati qui ce ne sono altri li potete mh, tranquillamente trovare se fate una ricerca banalmente in rete li trovate tutti però quelli che vi suggerisco di inserire in ogni scheda prodotto è nome prodotto mettete il nome il prezzo la recensione l'immagine la marca la categoria lo scu ricordo attenzione alle variazioni prodotto il colore eventuali prodotti correlati uno più di uno il peso questi sono i dati, il markup, diciamo, più semplice, eh, basic che si può utilizzare. Se utilizzate WordPress, esistono vari plugin che vi danno una mano, non vi chiedono di essere dei, dei, dei sviluppatori. Stessa cosa per PrestaShop. Stessa cosa per altri, per, altri, per altri CMS open source. Se siete dei, degli sviluppatori, se siete dei dev, sapete sicuramente già come farlo. Ma esiste ovviamente una, una porzione di codice da inserire ben fatta che permette al motore di ricerca di capire di quale prodotto state parlando. Questo vi aiuta nel posizionamento e questo lo dovete fare. Non è una cosa che si può tralasciare. Va fatta. Ok. Decimo step, qui con i colleghi che mi prendono sempre in giro, <ride> eh, però lo dico così i colleghi non si arrabbiano. Eh, Google nel luglio del 2018 ha detto chiaramente che la velocità di, cari di caricamento di una pagina deve essere considerata un fattore di ranking. Io rimango ancora molto scettico sul fatto che la velocità possa essere un fattore di ranking, però nel dubbio visto che ho dei miei test, ma i miei test non sono rocolato come non saranno rocolati quelli di tanti altri colleghi, tanti indizi vi faranno sicuramente una prova, di certo che avere una scheda prodotto che sia performante, che sia veloce, anche se non dovesse essere un fattore di ranking, ma vi ripeto, Mountain View è stato chiaro, anche se non dovesse essere un fattore di ranking, comunque è veloce nel, per gli utenti. Quindi se una scheda si carica in maniera veloce, io utente posso essere solo ed esclusivamente soddisfatto. Di questa situazione, come fare? Utilizzare server performanti. Vi ho fatto l'esempio di Flame Networks. Eh, vi posso fare l'esempio di, di tanti altri provider che secondo me sono, sono assolutamente performanti, su cui deve essere ehm, stato il vostro sito se possibile verificate anche l'ubicazione dei server che non sia in Guatemala ma magari sia in Italia se siete un e-commerce italiano, se possibile non è che deve essere per forza così fondamentale che il vostro codice HTML sia ottimizzato attenzione non sovraottimizzato, perché il rischio è di penalty se noi è dietro l'angolo dietro l'angolo e soprattutto che anche le vostre schede di prodotti rispettano quello che in informatica si chiama il DOM, ovvero il rendering progressivo per farla breve se non siete dei, dei dev la Ve la condivido questa informazione in maniera semplice. Fare in modo che la scheda si carichi in maniera progressiva. Un utente che ha caricato una scheda e dopo 10 secondi, 5 secondi, 3 secondi, non la vede, magari si stanca e va via. Se invece vede che piano piano si carica come quando eravamo piccini con i modi, con i modi 33k o 56k nell'attesa che si caricava l'immagine, magari non ce lo perdiamo. Quindi il rendering progressivo, se non possiamo ma avere molta velocità non è una cosa da tralasciare, da tenere in, in secondo piano. Step numero 11, mobile first index. Nel marzo del 2018, lo sapete penso bene, Google ha annunciato che il crawler e l'indicizzazione avrebbe previato maggiormente i siti che, lato mobile, rispettavano tutte le buone norme che Google, fra virgolette, suggerite, ci impone, diciamo, più che suggerite. Come fare... Per accontentarlo, qui anche noi in agenzia abbiamo avuto qualche difficoltà. Si dovrebbe creare una struttura mobile ottimale in termini di performance. Attenzione quando andate a prendere un tema eh, già predefinito, purtroppo questi temi predefiniti, benché siano eh, buoni, ben fatti, spesso li utilizziamo, ma. Non tengono spesso conto di queste situazioni, anche se adesso oh, l'orientamento dei, dei dev o oh, anche dei frontend developer è un po' migliorato. Faccio un esempio su Team Forest: potete andarli a vedere da voi e fa vi fate tranquillamente dei test. Eh, questi temi spesso sono pesanti, quindi è difficile per un dev andare lì, cioè più che difficile è una perdita di tempo grossa andare lì e cercare di ottimizzarlo al 100%. Tant'è che alcuni hanno pensato di creare una versione mobile a parte, quasi. Eh, quasi priva di tutti i JS, controlli Ajax e quant'altro per renderla il più snella possibile. Quindi fare per esempio m.shop.it dove vanno a mettere mh, in maniera veloce e, e, e semplice tutto ciò che riguarda il proprio e-commerce. Quando fate una versione mobile, ricordatevi della usability prima ancora della user experience, è importante come poterlo fare. Lo possiamo fare o utilizzando Heatmap e Recordings, ovvero abbiamo messo il sito online, lo abbiamo messo mobile, installiamo la nostra mappa di calore, non vi dimenticate la GDPR per quanto riguarda le mappe di calore, ma in generale i recordings. Vedete come si comportano gli utenti, possibilmente incrociate i dati che avete col comportamento nella macro scheda di Google Analytics. Qui un maestro come Fabio Piccigallo vi può aiutare a spiegarvi anche questo dato qui o come Valentina Vellucci e cercate di capire come poterla migliorare certo è che il feedback degli utenti, qualora vi riuscite a farvelo arrivare è sicuramente la cosa migliore in assoluto e soprattutto fate test su più dispositivi mobile perché capita sovente che su alcuni dispositivi mobile va tutto bene su altri dispositivi mobile non vanno bene le cose e quindi dovete avere la situazione sotto controllo perché magari dai vostri analytics vi è uscito fuori che un'utenza importante che magari utilizza l'iPhone 6 per fare un esempio o l'HTC10 non riesce a trovare buh, semplicemente il carrello perché magari per un bug o per un errore sotto quel dispositivo va in basso, va in alto, va a destra, va a sinistra. In questo caso vi conviene quindi intervenire subito per cercare di risolvere il problema. Non è SEO, ma è una SEO indiretta in questo caso, eh, perché parliamo di user experience e di usability. Abbiamo fatto tutta la fatica per ottimizzarci la nostra bella scheda prodotto, arrivano e se ne vanno via per un bug, sinceramente sarebbe deprimente. Altra cosa, UGC, User Generated Content. Sono importanti per una buona ottimizzazione della vostra scheda di prodotto perché se ci pensate bene, in ottica utente anche, il bot tiene in considerazione i contenuti e non è facile prenderlo in giro con le recensioni false, con i contenuti falsi perché... Ci si può riuscire nel breve periodo a fregare qualcuno, ma nel lungo i nodi verranno al pettine. Quello che diciamo spesso con i colleghi è che se si, si lavora bene, seguendo le buone norme della SEO, ma del web 2.0 in generale e del marketing digitale in generale, sicuramente avremmo i nostri risultati nel tempo. I fattori che ci fanno comprendere come i eh, user-generated content siano importanti sono che sono contenuti freschi perché arrivano, se arrivano come dovrebbe essere la logica, in maniera, mh, in maniera mh, diretta, senza una una campagna fasulla di recensioni false, eh, sono contenuti freschi importanti, quindi il motore ne tiene conto soprattutto se il sentimento del brand è positivo, speriamo di non avere le critiche ovviamente e il campo semantico si allarga sempre di più allargandosi il campo semantico voi avete un altro feedback, avete un altro feedback sulla vostra keyword research che potete andare ad aggiornare e aggiornando la keyword research aggiornerete le vostre schede prodotto e magari vi andrete a posizionare per quelle chiavi che non avevate mai tenuto conto, ma che per un motivo per un altro magari intercettando una domanda latente vi hanno portato ad una conversione io vi dico non provate a prendere giro il motore di ricerca come fanno i SEO cattivi io ho scritto non si fa forse perché purtroppo nel tempo qualcosina di non bellissimo l'abbiamo fatto un pochettino tutti gli UGC quindi vi ripeto devono essere reali, spontanei e sinceri e sono raggiungibili solo direttamente dalla scheda prodotto quindi se riusciamo ad averli ben vengano non vi uccidete per averli ma l'importante è averli prima di passare a darvi la parola con Elisa alle domande io eh, sempre in accordo con Eli vi ho scritto quelle che sono le domande più classiche che in genere ci pongono spero che vi possano essere d'aiuto ovvero nel mio e-commerce non ho articoli più disponibili Che faccio le, la cosa più semplice è sarà disponibile in futuro? se sì Comunicatelo all'utente, non abbiate paura di aver perso quell'utente, non lo avete perso quell'utente, gli avete detto la verità Un utente a cui dite la verità state sicuro che è un utente che ritorna Se non è disponibile e capita negli e-commerce che non si sa quando sarà disponibile potete fornire un'alternativa ben strutturata Se io cerco il RomZakapa ma il RomZakapa in quel momento non è disponibile magari propongo il diplomatico non vi vorrei sembrare un briacone, ma mi piace molto il room. <ride> Quindi vi fornisco un'alternativa ben strutturata. Magari non l'accetteremo, ma comunque vi dico che in questo momento non è disponibile e che vi do l'alternativa. C'è la situazione che non sarà più disponibile e quando non è più disponibile, se la scheda è posizionata e porta traffico e microconversioni, qui dobbiamo un attimo ragionare. Io vi suggerisco di essere sinceri. E diamo già, guarda, questo prodotto non sarà più disponibile, però vi suggerisco l'alternativa. Attenzione che cosa succede? Che comunque rimanete posizionati per quella scheda, che comunque vi arriveranno gli utenti e indirettamente li state portando su un altro. Potete utilizzare un'alternativa tramite un pop-up, un'informazione di evidenza, io non li amo i pop-up, però è, è sicuramente una scelta. E se la scheda invece non è posizionata e non ce ne frega assolutamente nulla potete mandarla con un codice 410 o un noindex, via, totalmente nel tempo il motore di ricerca si dimenticherà di quella scheda. Altra domanda che capita spesso è, ho dei prodotti obsoleti, vecchi, devo per forza eliminarli? Che diavolo faccio? Magari quella scheda era stata posizionata e ben indicizzata, allora vi suggerisco o di fare un 301 redirect alla categoria padre o un 301 sull'alternativa, aggiornando però attenzione alla descrizione del prodotto, Dire sempre la verità, e se non sarà più disponibile, anche in questo caso, come prima, eh, la scheda è comunque posizionata e porta traffico. Dategli l'alternativa: questo prodotto è vecchio, non ci sarà più perché lo abbiamo sostituito con quello. Magari passando da A a B a C. C Potete anche fare una strategia di link interni e quindi portare a B a C e cercare di farvi un piccolo juice interno ed avere sulla scheda C tutto quello che avete sulla scheda B. Se non è posizionata e non ve ne frega assolutamente nulla come prima, no index e 410 e via la paura. Altra domanda, ho dei prodotti stagionali, cosa succede? Semplice aggiungete l'anno del prodotto e 301 sul nuovo quindi 2018, non so shop.com 2018 room zaka shop 2018-2019 room zaka con Redirect e state tranquilli. Ho poco testo sui prodotti. Aggiungi i contenuti. <ride> Sembra la palestiana ma aggiungetelo dove potete. Se non ci riuscite, provate a migliorare un attimo l'architettura, rafforzate le categorie padre. In maniera tale da tirarvi su un pochettino i prodotti, non dimenticate qualora possibile utilizzare user generated content, magari anche vi create un minimo, una minimo di community. Ma questa è una soluzione un pochettino più lunga, vi richiede tempo e budget, quindi pensateci bene prima di farla. Se abbiamo più variazioni del prodotto che cambiano, quindi c'è cioè il Room ZK verde, il Room ZK giallo, il Room ZK paglierino, è inutile creare 10.000 schede perché in testa del del proprietario dell'e-commerce o in testa dell'agenzia se scrivo room rosso room Zacaparosso, rosso, room zakapa verde magari mi prendo quella SERP, evitate ne fate una sola con le variazioni la SEO è fondamentale ma si basa sempre su un assunto che alla fine è l'utente che ci cerca e ci clicca, ok? Questa è una cosa che mi ha, fatto notare, eh, mi ha fatto notare Elisa, diceva ma quando ci sono migliaia di prodotti come faccio ad aggiornare tutti i tag o tutte le tag come mi bacchetta spesso un mio collega italiano? Eh, come faccio ad aggiornare tutte le tag? Come faccio ad aggiornare le, le immagini? Qui bisogna un attimo vedere in che situazione siete. Se avete un CMS come WordPress, PrestaShop o altri, eh, se non ce l'avete, scusatemi, potete fare creare una piccola routine al vostro, al vostro sviluppatore in maniera tale da fare un eh, aggiornamento massivo. Oppure, se avete CMS come WordPress, PrestaShop o altri, potete utilizzare o dei plugins o addon degli add-ons. Io ve ne ho messi qualcuno, ce n'è uno ad esempio che non ricordo se è Bulk Editor, non vi vorrei dire una sciocchezza, che vi permette di estrapolare tutto, di, vi fa un file CSV, vi permette di inserire massivamente i contenuti a questo file. Voi caricate il file e lui da solo aggiorna tutte le schede prodotto. Diciamo che il tempo del data entry è rimasto, però magari si è dimezzato. Così come le immagini, esistono tantissimi plugin add-ons che vi portano le immagini ad una compressione minima vi suggerisco tra 80 e 85k che è la dimensione suggerita però ehm, cercate di farli il più, piccolo, il più piccolo possibile, anche in questo caso esistono plugin o addons ma mh, mh, si possono creare delle piccole routine che vi fanno, mh, dei piccoli codici che vi permettono se l'applicativo è un applicativo di tipo custom, di andare a intervenire sia sulle immagini sia um, uh, sul numero sia sulla grandezza delle immagini Vado a concludere, tenete conto che spesso quando si crea un e-commerce, soprattutto se ci sono molti prodotti, non è da tralasciare una barra di search interna. Io suggerisco di utilizzarla se sia un numero interessante di prodotti se ne avete 10, magari eviterei, però non è che è oro colato, potete anche utilizzarla con 10 perché dei feedback positivi arrivano da questa barra di search. Primo perché se monitori le ricerche puoi capire quali sono i prodotti che maggiormente le persone che atterrano sul mio sito ricercano. Questa barra di search io vi suggerisco di tenerla sempre avanti anche nelle vostre schede prodotto perché se siete posizionati su una scheda prodotto e per qualche motivo un utente è arrivato sulla vostra scheda prodotto, poi va sulla barra di search, scrive un'altra cosa, avete un altro indizio, avete un altro indizio su cosa aveva cercato, perché è arrivato da lì, qual è l'operazione che ha fatto e perché ha cambiato, e quando ha cambiato ha scritto un altro room, quindi quel posizionamento di, per quella chiave, non era una domanda latente o consapevole è un errore, posso sfruttarlo a mio vantaggio guarda qui c'era quel prodotto a cui io non avevo pensato che era quella chiave di ricerca che mi poteva servire ritornate sul vostro file Excel ecco perché sono importanti i file Excel della vostra scheda prodotto, ve l'aggiornate con la vostra keyword research e con questo feedback e state sicuri che nel tempo avrete sicuramente un risultato positivo vi dà inoltre un feedback su quali keywords puntare, che magari non ci avevamo pensato né io né voi, né il vostro, nel, 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 nel cliente nessuno, né ne abbiamo altre nuove, andiamo ad ampliare la keyword research. Magari se sfruttiamo anche l'autocompletamento, guidiamo il nostro utente sul prodotto che vogliamo spingere, e gli facciamo acquistare proprio quel prodotto. In ultimo, è fondamentale per la user experience, perché ci dice esattamente quello che vogliono i nostri utenti, cosa cercano e soprattutto cosa si aspettano. Vado a chiudere. L'ultimo consiglio che vi do è non dimenticate mai che potete fare tutto il lavoro che volete sul vostro sito per posizionarlo, per ottimizzarlo, scusatemi, e eh, successivamente per posizionarlo, ma non tralasciate nulla delle attività di marketing digitale. Io sono innamorato della SEO, credo che la SEO sia non importante, di più per non dire fondamentale, ma non è l'unica. Ci sono tantissime altre attività che nel vostro e-commerce dovete tenere conto. Dovete tenere conto dell'email marketing, del social media marketing, delle attività di digital PR, del, soprattutto abbiamo parlato adesso della web analytics. Quindi una volta che avete ottimizzato la vostra scheda prodotto, e vi auguro di farlo bene come il web si aspetta e come gli utenti si aspettano, dedicate anche del tempo a tutte le altre attività correlate, perché sono importanti. Ve l'ha già detto Elisa, io per chiudere, ve lo ripeto: se vi va di venire a questo nostro primo evento in Calabria sull'e-commerce, proviamo a condividere con voi e con chi lo vorrà, uh, tutte quelle che sono le conoscenze mie e di colleghi, come vi ho già nominato, Ivan Cutolo, c'è anche Giuseppe Noschese, c'è l'evangelist di PrestaShop Marco Salvatore, c'è Flavia Imperatore come nostra amica e ospite. Quindi, se vi va, io vi aspetto a. A questo evento e ovviamente ringrazio Elisa e gli amici di SeoZoom Zoom per, per questa opportunità e per aver potuto trascorrere questo pomeriggio insieme. Giovanni, grazie. ci hai fatto una lezione davvero... Cioè... Incredibile, quindi chiedo anche ai nostri partecipanti che ti stanno seguendo dall'inizio, non ne abbiamo perso uno. Chiedo davvero se vi, un, cioè se vi va di scriverci un commento anche nei social, sulla su pagina di SeoZoom dove abbiamo parlato di questo webinar, perché davvero Giovanni sei stato spettacolare. Quindi grazie da parte mia, i partecipanti ti stanno mettendo un sacco di complimenti. Webinar spettacolare, complimenti per tutte le informazioni insomma, ne stanno arrivando un sacco e davvero vi chiedo se avete piacere, visto insomma il grande lavoro che ha fatto Giovanni per noi, se vi va anche pubblicamente, insomma, di scrivere qualcosa è davvero bello. Quindi prima di tutto grazie, ti rubo davvero cinque minuti per due domande velocissime, e eh, hai già nella parte finale risposto davvero a tantissime, a tantissime de de delle cose che erano emerse già, ma eh, ti vado a chiedere giusto due cose. Un'indicazione, ci sono alcuni utenti che chiedono: ma ehm, in alcuni casi ci potrebbe essere il rischio nell'ottimizzazione delle schede di sovrapporsi con l'ottimizzazione delle categorie. Quindi, diciamo, eh, alcune parole potrebbero essere in comune. Tu hai qualche suggerimento che eh, ti senti di dare per andare a differenziare magari i contenuti di categorie rispetto alle schede, anche scusami, mh, rispetto insomma alle due, alle due parti, c'è qualche indicazione che hai da dare? Ma io, come ti ho detto prima, la, la categoria è sicuramente importante, però considerate che quando state facendo l'ottimizzazione e avete la vostra bella architettura, non dovete avere paura. Di su, se puntare sulla categoria sul prodotto, io per esperienza, ma vi ripeto, non ne ho rocolato, punterei molto di più sulla scheda prodotto che non sulla categoria. Anche perché immaginate questo: se l'URL che avete scritto è un URL eh, che non va in profondità, quindi shop.com/slash prodotto o servizio è proprio per quello che ci siamo detti, è meglio lavorare direttamente sulla scheda che non con la categoria che. Sicuramente è importante per quello che andate a fare, però ragionate un attimo, mettete da parte la SEO, ragionate sull'utente. Se voi state cercando, siete mh, come Lisa, una donna, e quindi cercate una scarpa con il tacco alto. Non avrete la categoria difficilmente scarpe con plateau e tacco alto, avete il prodotto che parla di quello, quindi tanto meglio lavorare su una scheda prodotto e non sulla categoria che comunque è importante. Questo è quello che mi sento di suggerirvi. Poi Aggiungo, aggiungo una cosa anch'io, nella scheda tra l'altro prodotto potete permettervi anche di rafforzare quelle, quelle, quelle query, quelle poi eh, keyword legate al prezzo. Quindi, e puntare anche sul prezzo, sull'offerta, quindi avere delle keyword che sono ancora più transazionali rispetto a quelle che andate a inserire nella categoria, dove magari potete giocarvi termini diversi, le migliori scarpe o piuttosto che quindi. O sinonimi. Di... O sinonimi, esatto. Abbiamo in qualche modo due livelli diversi che usiamo nella categoria che sappiamo essere. Un punto importante perché ottimizzare le categorie anche in ottica di procedere per step nel momento in cui poi abbiamo magari un casino di eh, schede m, prodotto, eh, ottimizzare le categorie potrebbe essere un passaggio molto importante, però possiamo giocarci delle parole chiave diverse rispetto a quelle su cui poi andiamo nello specifico nelle singole schede. Ci chiedono dove si può prenotare il biglietto per l'evento. Allora, sono ok, dopo mh, e, e aspetta, aspetta che ho visto, c'è una scheda che si è aperta nello schermo. Se la vuoi togliere? Che vedo sullo è uscito un pop-up. Io? vuoi togliere sì, ok, lì perfetto. Okay. Allora eh, nelle slide che faccio così: al termine di questo, eh, di questo webinar, allora la registrazione sarà pronta tra qualche giorno ma vi, vi condividerò già le slide così avete già le slide e, e in generale se cercate l'evento lo, lo potete poi vi potete iscrivere anzi se, se vi iscrivete alla fine di questo webinar ci fate super felici c'è Flavia, venite per Flavia un'altra domanda ancora eh, domanda da un milione di dollari anche questa però è bene sempre parlarne aspetta ma numero... se, rispondo, mi, se rispondo mi pagano? no, no è allora, eh, ok, nelle schede prodotto diciamo spesso che sarebbe bene ci fosse del testo, ovvio, bisognerebbe scriverlo. Hai qualche indicazione magari aggiuntiva su quanto testo e come procedere, più che quanto anche come organizzarsi nel scegliere le schede prodotto da cui partire? Ci hai già dato degli spunti, ma se ti va di ritornare un attimo su questo tema? Allora, aspetta. Intanto sì. colgo l'occasione per rispondere a una domanda che ci fanno, che non c'entra tanto col tema di oggi, ma è importantissima da ricordare. Ci chiedono la differenza tra posizionamento e indicizzazione. È... sistemiamoci su questi termini che è fondamentale. Giovanni, ti va di rispondere? No, vai tu, vai tu. Vado io. Sì. Allora, l'indicizzazione è diciamo qualcosa che esula poi da, eh, dall'attività ancora, cioè, diciamo, è un passo ancora prima dell'attività SEO, è dare, comunicare al motore di ricerca che quella pagina esiste e che è, è accessibile da parte del crawler di Google. Quindi, Barissima. una pagina indicizzata è semplicemente una pagina che Google vede e che può analizzare, una pagina invece posizionata. È una pagina che oltre a essere indicizzata, quindi per posizionarsi deve essere necessariamente indicizzata, è una pagina sì. che oltre a essere indicizzata si posiziona per determinate parole chiave che, eh, su cui la pagina va a lavorare o su cui la pagina si racconta. Sei unica. Giusto? Io faccio l'esempio per chi non è, non è addentrato nella SEO e si vuole affacciare a questo mondo, lo faccio con i miei ragazzi, e eh, spesso con i miei colleghi che lavorano con me in agenzia. No, I miei ragazzi, eh, scusatemi, non li volevo scritare, sono colleghi come me, molto più bravi di me. Eh, faccio sempre l'esempio del, del pulitore. Immaginate che siete a Bologna nel palazzo di Elisa. Cosa si intende per indicizzazione? Il motore, che è questo pulitore, deve venire a casa vostra. Allora, lui. Nel momento in cui siete online e non gli avete chiuso la porta. Quindi, se banalmente nel robots non gli avete detto non potete entrare, entra tranquillamente e vi viene non a pulire casa, ma a guardare la casa che deve pulire e si fa un'idea della vostra casa. Se gli chiudete la porta non vi può indicizzare, non vi può mettere nel suo catalogo. Se addirittura gli date una mappa di casa vostra e dite guarda, Google, caro pulitore, io la mia casa è fatta così, controlla, se è vero, lo avete aiutato. Pensate a questo e vi ricordate l'indicizzazione. Il posizionamento, come vi ha detto correttamente Lisa, che viene in una fase successiva, fa in modo che il posizionamento degli oggetti nella vostra casa, ma anche fuori perché magari li andate a vendere, viene posizionato in quelle parti giuste del vostro stabile che vengono viste dagli altri per essere comprate. Il co sì, la cosa più... <ride> la cosa più semplice che dicevo è di questa slide, la domanda precedente della descrizione, se guardate vino 75 che è un market, no, marketplace, no, un e-commerce di, di vari brand, se voi andate a contarvi le parole non è che ha rispettato le classiche 300, 350 e altro, ma ha dato tutto quello che è un utente si può aspettare in una scheda prodotto. Gli ha scritto esattamente quello che vuole sentire l'utente e lo ha scritto in maniera tale che il motore lo potesse comprendere puntando su delle chiavi. Prendetevi questo testo, mettetevelo all'interno di Serioso Zoom, estrapolatelo e vedete che le chiavi per cui questa stessa scheda è posizionata sono esattamente quelle che compaiono anche nella descrizione. Quindi non esiste una descrizione più lunga, più... certo non scrivete due righe room diplomatico stop, datela qualche informazione, datela secondo la vostra keyword research, secondo degli elenchi puntati e numerati, ma date, pensate sia alla SEO, e fate benissimo, io ve lo suggerisco perché il mio mondo è una cosa che amo, ma pensate agli utenti, state sicuri che se fate una scheda prodotto ben fatta nel complesso, non solo nella descrizione, state sicuri che il motore lo apprezzerà e se lo apprezza il motore, pian piano lo apprezzeranno anche gli utenti. Ok, allora ci sono ancora tante domande ma siamo davvero, è quasi ora, è quasi ora di un room a questa, in questo momento del pomeriggio. Ah, nell'ufficio ufficio eh, da Ivano. Assolutamente, quindi invito, invito quelli a cui non siamo riusciti a rispondere, se avete poi piacere magari tramite LinkedIn, comunque sono sicura che Giovanni eh, vi, 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 vi darà qualche spunto anche, anche ne, negli, altri canali, negli altri canali di comunicazione. Giovanni, grazie mille. Oh, mi dimenticavo una cosa fondamentale: devo assegnare Max. Accidenti, mi stavo dimenticando Hello. una cosa pazzesca. E Ok, allora io decido di assegnare Max a Mariangela Poerio. Mariangela, se eh, visto che ci chiede, è stata la prima in realtà a chiederci poi come iscriversi all'evento. Mariangela. Se ci mandi il tuo indirizzo, ti inviamo la nostra mascotte Max. Quindi, un Max assegnato. S ma scrivimi a Elisa e ti facciamo avere la nostra mascotte. Ok, Giovanni, grazie mille per tutto quello che hai condiviso con noi. Grazie ai nostri partecipanti. Vi do appuntamento nel gruppo Facebook di SeoZoom. Vi do appuntamento nella pagina Facebook, nel webinar della prossima settimana. E adesso, aperitivo, caffè o room per tutti. <ride> Ciao no, a tutti e grazie. Ciao, grazie ragazzi.